Buongiorno a tutti, sono Ayano 4 e questo è il mio canale. Oggi abbiamo finito per la sezione off topic. Esatto, la sezione off topic è tornata. E diciamo che in occasione del Pride Month ho scelto di parlarvi di una personalità molto particolare, fuori dagli schemi e al contempo assolutamente dentro gli schemi. Larger than life, come direbbero gli americani. E siccome non è un royal, solamente un aristocratico minore, non ci sono misteri sulla sua vita e non ci sono nemmeno film o romanzi su di lui, mi serviva un sistema per parlarne. Compare in due film, ma è un personaggio secondario e l'attenzione su un altro personaggio che fu abbastanza rilevante per la sua vita. Quindi, Madame et Messier, aujourd'hui, on va parler de le dernier dandy, Jacques de Vacher. E siete un po' pratici di storia della moda, o se comunque siete pratici di storia parigina, questo nome ogni tanto vi sarà capitato di sentirlo, perché nel suo piccolo ambiente era tuttora un nome molto noto. Bisogna dire che all'infuori di questo, sì, è stato famoso, ma è stato poi, diciamo, un modo per allontanarsi, perché è una personalità complicata. Per questo video io mi baserò principalmente su quello che ho trovato online, ossia, diciamo, le scansioni dei vecchi giornali dell'epoca e su questa biografia, Jacques de Vacher. Dandy dell'ombra di Marie Octavie. Purtroppo è l'unica biografia che sia riuscita a trovare incentrata solamente su Jacques. Le altre se ne parla, diciamo, nei testi e nelle rassegne stampa che riguardano il suo amante più famoso, per quello che riguarda una certa vicenda degli anni 70, ma su di lui c'è solamente quello. Io ho cercato solo quello trovato. È in francese, so che è uscito un'edizione in inglese e in italiano dubito che la tradurranno mai. Allora, Jacques de Vacher nasce nel 1951 a Saigon, che oggi si chiama Ho Chi Minh, sì, la capitale del Vietnam. Nasce proprio negli ultimi anni della cosiddetta Indocina, tanto che quando ha 2 anni la guerra in Indocina, tra la Francia e le forze indipendentiste, è terminata. Con la sconfitta dei francesi e i funzionari devono tutti tornare in Francia. Tra questi c'è anche suo padre, che diciamo era il governatore di una regione, quindi una persona di un certo calibro. L'uomo ha 4 figli e ne avrà un'altra tornata in Francia, e Jacques comunque si trova in una situazione, diciamo, abbastanza tranquilla. I suoi genitori appartengono a quella che in Francia viene chiamata la piccola nobiltà, ossia sì, sono nobili da generazioni e generazioni, ma non sono importanti, hanno qualche tenuta in Normandia, possono accedere alle migliori scuole del circondario, ma insomma non sono di certo quei nobili che hanno negli alberi genealogici un martire della rivoluzione, un patriota di Vandea, o comunque qualcuno che si è distinto. La famiglia sì, è nobile e antica, ma molto in sordina. Da anni, mi sembra tuttora, c'è una querela tra i De Vacher e i De Beauharnais, ossia la famiglia che era di Natale all'imperatrice Josephine, perché i De Vacher rivendicano una parentela che i Beauharnais negano. Insomma, sono anni che si va avanti, prima tra schermaglie, duelli, poi carte bollate in tribunale per decidere chi ha ragione e chi no. In base si tratta solo di aggiungere un nome, sia De Vacher De Beauharnais, ma in Francia queste cose contano. Jacques si farà sempre chiamare Jacques De Vacher De Beauharnais, anche dopo che il vero, diciamo, De Beauharnais, il capo ufficiale della casata, avrà fatto capire che non gradisce la faccenda. A Jacques non importerà mai. Comunque, il nostro si reca a studiare nelle migliori scuole, anche a Parigi, e si rende conto di una cosa quando ha appena 15 anni.
lui piace. Chuck si rende conto di avere un magnetismo che cattura tutti, uomini e donne. E fin dai 15 anni se ne serve. Seduce i compagni di scuola, seduce gli insegnanti, seduce il preside. E capisce anche una cosa. La bellezza è fondamentale. La bellezza gli sta aprendo tutte le porte. E quindi si chiede perché deve lavorare. Non ne ha bisogno, basta sfruttare quello che ha. La bellezza e il nome aristocratico, che nella Francia pregollista aprono ancora un sacco di porte. Jacques de Bachier di base dai 18 anni fino alla morte non lavorerà un giorno solo della sua vita. Non conoscerà il duro lavoro o anche un lavoro di rappresentanza come molti suoi coetanei che dirigono o comunque si occupano di amministrare i territori di famiglia, prenderli poi al turismo, prenderli all'industria. No, lui non farà nulla di questo. Lui vivrà delle sue rendite, ossia del mensile che gli passano i suoi genitori, e della sua bellezza. E ci riuscirà splendidamente. A 18 anni, finita la scuola, si arruola in marina. Destinazione Tahiti. Non si arruola per vedere posti nuovi, non si arruola perché i suoi genitori vogliono che abbia una raddrizzata, o peraltro lui si arruola perché vuole rimorchiare. E durante i mesi di navigazione rimorcherà metà dell'equipaggio, che sarà più che felice di essere rimorchiata da questo ragazzo così bello, così intelligente, così carismatico. È sbarcato e congedato con disonore per aver organizzato una, chiamiamola, specie di lotteria sessuale. Jacques sbarcherà con una persona a bordo e sarà questa persona che lo seguirà per tutta la vita, Philippe Orlerot. Philippe Orlerot è etero, lui e Jacques non saranno mai amanti, saranno amici, saranno complici, coinquilini. Filippo immortalerà ogni momento della vita di Jacques con la sua macchina fotografica, sarà anche un fotografo di discreto successo, ma amanti no, quello no. Tuttora se qualcuno vuole informazioni su Jacques si deve rivolgere a Filippo, il quale ha una certa età, ma si ricorda tutto, ha le foto, alcune le vendette ai giornali, e su Jacques forse la seconda persona più informata. La prima persona, quella a cui Jacques confidava tutto, è sua sorella, Anne de Bachier. Anne sarà una femminista, lesbica, e assolutamente avanti con i tempi, e si scontrerà molto spesso con la famiglia, di vedute molto più conservatrici. Cose piuttosto strane, si scontrerà persino con il fratello, perché Jacques non condivide i suoi punti di vista. A dire di tutto, Jacques non sentirà il 68, non sentirà la contestazione, dopo non sentirà nemmeno, diciamo, il socialismo alla Mitterrand. Rimarrà un uomo profondamente conservatore e molto di destra, quasi estrema destra in alcuni aspetti, molto realista per certi aspetti, royalista come direbbero i francesi. C'è quella vecchia aristocrazia di cui non farebbe nemmeno parte, ma di cui gli piace avere i manierismi. Comunque si trova un lavoro presso Air France che di base non lo obbliga a fare nulla, si sistema a Parigi insieme a Philippe e si lancia nella vita notturna. Ha la fortuna di avere un nome di un certo livello, di conoscere le persone giuste e diventa la persona giusta. Comincia infatti a frequentare quell'ambiente delle discoteche che all'epoca sta prendendo piede a Parigi. Conosce il DJ Guy Cuevas, che è arrivato fresco fresco dai Caraibi. E insieme cominciano a lavorare. Jacques di base porta le persone, si diverte. E sono gli ultimi anni 60. C'è la liberazione sessuale, che in Francia esplode. Da un lato c'è sempre questo, diciamo, pudore molto da noblesse oblige, e dall'altro c'è il libertinismo di antico stampo pre-rivoluzione che ancora sono nel DNA di una certa
Francia, della popolazione francese. Quindi la Francia si scatena, Parigi si scatena e Jacques diventa ben presto il faro di questa nuova gioventù. Sono quasi tutti aristocratici, ben inseriti e per certi aspetti saranno una lost generation. Tutti fumano, fanno uso di droghe, se promiscuono, non hanno un lavoro, non hanno uno scopo né nella vita se non divertirsi. Jacques sarà il primo della lista a fare così. Diventa ben presto noto negli ambienti, diciamo, della prostituzione maschile, dove quasi ogni sera si reca a rimorchiare. La Rigoscio, Rue Saint-Anne, sono tutti luoghi che lui conosce alla perfezione. Ogni tanto c'è qualche rischio, furti, aggressioni, ma comunque lui ci si diverte. Ed è qui, in un locale, nel 1971, che Jacques conosce l'uomo che cambierà la vita e che lo iscriverà nella storia francese. Paradossalmente questo è un tedesco, è Karl Lagerfeld. Si è detto molto di Karl Lagerfeld e delle sue, diciamo, non delle inclinazioni, ma della sua asessualità. Di base Karl Lagerfeld è stato asessuale. Fin dal principio non ha mai voluto avere rapporti intimi che considerava anzi noiosi e rivoltanti, ma si innamora perdutamente di quest'uomo che così giovane e così come dirà lui, confidante. I due legheranno fin da subito, ma Jacques l'aveva previsto. Un anno prima, infatti, indicando l'uomo a Philippe Orlerot, gli disse: Tu vois, c'est Tom, il è un couturier. Suarez, et il sera le meilleur du monde, et moi, je serai son petit ami. Ha sbagliato la nazionalità prendendolo per svedese, ma si avvererà il suo pronostico. Karl Lagerfeld è stato uno dei più grandi stilisti di tutti i tempi, e Jacques è stato il suo petit ami, ossia il suo amante. Il rapporto tra i due è strano. Di base, Karl Lagerfeld asseconderà tutti i capricci di Jacques, lo manterrà, comprerà vestiti, comprerà casa e Jacques lo ripagherà con, diciamo, inserendolo nel suo mondo, facendogli conoscere le personalità più importanti di Francia, facendolo divertire e tradendolo. Carlo gli confiderà fin da subito che lui non vuole avere rapporti, lo ama alla follia, ma non dormiranno mai insieme. Avranno anche case separate, comunicanti, ma non dormiranno insieme. Jacques, che è un uomo dalla società esuberante, capirà l'antifona e comincerà tranquillamente a rimorchiare chiunque, uomini e donne, principalmente uomini perché ha scoperto che gli piacciono più gli uomini, ma anche le donne saranno importanti per lui. Tra queste ce ne sarà una in particolare, che lui definirà la donna della sua vita, Diane de Craon e Beuvron. Appartenente alla più antica aristocrazia di Francia, addirittura che affonda le sue radici al tempo di Carlo Magno, Diane è, diciamo, una ragazza particolare. A 16 anni si rase i capelli da una parte, a 18 dall'altra, ha un turbante in testa, è quasi illetterata, ma è la regina delle notti parigine. Da 17 ai 18 anni Diane spopola. Compare sulle copertine, sia quelle mondane che quelle, diciamo, più da parrucchiere, e detta moda. E Jacques, che fin da bambino sfogliava le riviste, diciamo, della mondanità, dell'aristocrazia, l'ha notata. Anzi, dirà a suo fratello Xavier che un giorno lui la sposerà. Pur sapendo di essere gay, o meglio bisessuale, Jacques è sicuro di una cosa, lui sposerà Diane de Beauvron Craon. E anche questo amore suo si avvererà. I due saranno amici, amanti, non si è mai capito effettivamente Diane era a conoscenza, diciamo, sia della relazione con Lagerfeld che della promiscuità di Jacques, non le importava. Lei stessa era così. Ed è allora, quando tutto sembra andare piuttosto bene, dove praticamente si vive di alcol, sesso e rock and roll,
entra la prima nota stonata della vicenda. Una nota che viene dall'Algeria e della Maison du Havre. Yves Saint Laurent. Su Yves Saint Laurent si è scritto tutto e il contrario di tutto. Grande stilista, grande isterico, grande depresso, grande predatore, tutto. Diciamo che alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, Yves Saint Laurent è praticamente dipendente dagli psicofarmaci che usa per tenere sotto controllo la sua depressione, male. Convive con il compagno e manager Pierre Berger, che l'ha aiutato a mettere in piedi la Maison Saint Laurent. E diciamo è un amante piuttosto infedele, ma sono gli anni 60-70, la fedeltà non è tenuta in gran conto dalle coppie omosessuali, e nemmeno da quella etero, anzi è considerata un orpello borghese, uno piccolo borghese, un po' come il matrimonio, insomma, nessuno importa davvero della fedeltà. L'importante, diciamo, è la reputazione, la discrezione che Francia ha sempre contato, ossia, dai tempi di Francesco I, a oggi, in Francia puoi fare tutto quello che vuoi, l'importante è che tu sia discreto e garbato. Non lo sbandierare in giro, non interessa a nessuno, vai a letto con chi ti pare, ma non dire mai il nome. Yves, infatti, ha avuto diverse avventure, conosce Karl Lagerfeld da anni, due sono anche amici, sono colleghi, passano molto tempo insieme, e quindi è naturale che Yves conosca Jacques de Vacher. C'è anche una foto molto interessante che li trae insieme, poi ampliando la foto, meglio cercando all'originale, si trova che c'è anche Andy Warhol, ma al momento Andy Warhol non ci interessa, ossia lui sarà presente negli anni a Parigi, ha coinvolto Jacques nella sua factory, a modo suo, perché Jacques non fa molto per queste cose, così molto comunitarie. Quello che ci interessa però è che Yves Saint Laurent si innamora perdutamente e ardentemente di Jacques de Vacher e i due cominciano una relazione. Apparentemente non lo sa nessuno, ossia chi lo sa tace perché non sono affari suoi. Karl Lagerfeld lo sa. È il supporter che sa bene che, insomma, Jacques è fatto così, lui non gli può dare quello che lui vuole, quindi lo gli permette di comportarsi come desidera. Diciamo che mentre Yves è violentemente, fortemente innamorato, accetta qualsiasi cosa, tra cui un'iniziazione nel mondo BDSM, Jacques è molto più disincantato. Sì, gli interessa il ragazzo prodigio della Maison Dior, ma non così tanto. I due si recano alle feste insieme. Jacques lo inizia ad alcuni locali, diciamo, non molto raccomandabili. E i due hanno avventure parallele, anche se nei giochetti sadomaso, quanto ho capito. Ma comunque Jacques non è preso. Carl lascia fare, ma Pierre Berger, quando scopre la cosa, si incavola a morte. Non tanto, diciamo, per il tradimento di sé, ma perché sa che Yves è una persona molto debole, molto facile da condizionare, è una persona che come Jacques può portarlo a risultati che lui non vuole. E lui con le sue scenate, con le sue piazzate in pubblico che fa scoprire al mondo questa tresca. In un'occasione addirittura si reca da Jacques mentre si trova in un locale con la clique di Karl Lagerfeld e urla addosso di tutto, fra cui Putain, ossia puttana. E Jacques, che non vuole problemi, lascia Yves Saint Laurent che ne esce disperato. Gli urla qualsiasi cosa, gli urla riprendimi, ti amo, fai di me quello che vuoi, rendendosi ridicolo. Quello che i due, anzi tre, insieme anche Carla, hanno sottovalutato è la collera di Pierre Berger. Pierre Berger per anni ha protetto Yves Saint Laurent, non isolato dal mondo, ma ha selezionato le amicizie, ha selezionato persone che, diciamo, riescano a controllarlo, non lo facciano impazzire.
Ogni tanto qualche personalità si è infilata nel gruppo. Prima Betty Catrò, odiatissima da Verschè, che sostiene sia stata lei ad iniziarlo alle droghe, e adesso Jacques de Bachere. Pierre Verschè, con il suo comportamento, diciamo, creerà una divisione insanabile, non solo nella vita notturna parigina, ma anche nella moda, che da allora Parigi si dividerà. Chi sarà, diciamo, Team Saint Laurent e chi Team Lagerfeld? Karl Lagerfeld nemmeno si accorgerà della cosa, non quando sarà troppo tardi. A Jacques non importa. Per lui Saint Laurent è stata un'avventura come tante. La cosa poco lo tocca. Tra l'altro, ha avventure quasi ogni giorno con persone diverse. Uomini, donne, eterosessuali, omosessuali, a lui non importa, celebre. E quanto racconterà Philippe Rossi è che in un'occasione, per evitare una multa, mentre era in moto, Jacques fa delle proposte al poliziotto, un uomo sposato, padre di famiglia, il quale, nonostante tutto, accetterà tranquillamente di avere un rapporto con un altro uomo. E se c'era la multa? In tutti quegli anni continueranno così. Di base, Jacques è un mantenuto, è un dandy, ma lo è in maniera così spettacolare che quasi nessuno se lo ricorda. In quanto alla vicenda, appunto, con Yves Saint Laurent, una terza persona, anzi una quinta, dirà che non sembrava così drammatico, ma lo è diventato a casa di Pierre. Questa persona è Tenzo Takada. Sì. Lo stilista giapponese, grande amico di Jacques, che gli presenterà un suo lontano cugino, Xavier de Castella. Diciamo un Jacques de Bachere in piccolo che sarà il compagno di Kenzo. Negli anni si continua così tra feste, discoteca, droghe, sesso promiscuo e occasionalmente tappe in Costa Azzurra, negli Stati Uniti, dove Jacques conosce il mondo BDSM. Fino ad arrivare a quella che è la sua apoteosi, la Moratoire Noire. La Moratoire Noire fu una delle feste più esclusive e scandalose negli anni 70. Un decennio che di feste scandalose ne ha avute tante, ma qui siamo oltre. La festa si tenne a La Man Verte, un locale afro-caraibico, quasi sempre stato dominio della comunità afro-caraibica, finché non arrivarono i bianchi. Jacques riuscì, diciamo, a dargli il lustro organizzando questa festa. Immaginate, 1500 persone, una più snob dell'altra, in un luogo che ne poteva contenere a malapena 500. E già qui cominciamo. Musica di un certo livello. Disco dance e un dress code nero, uguale per tutti, nero, bisogna vestirsi di nero. Gli unici vestiti in bianco con delle salopette e delle maschere, diciamo così, erano Jacques de Bachere e Xavier de Castella, o Castella, dico Castella perché, nonostante tutto, era una famiglia di origine spagnola ma ormai francesizzata. E diciamo sui cubi, esibizioni, live, di pratiche sessuali allora non arrivate in Francia, tutti grossamente BDSM, anche estremi. In particolare fece sensazione una sessione live di Fist, ci siamo capiti. Live, tutto live. Diciamo che verso mezzanotte gli abiti erano così tutti scomparsi, la droga scorreva a fiumi e per le 4, quando finiva la festa, con via vai di limousine e di persone completamente ubriache, completamente strafatte, fu un successo. Ne parlarono i giornali e la Man Verte fu chiusa dopo poco per un sacco di violazioni, proprio oltraggio al pudore. Ne parlò per questo, ma fu un successo. Chi pagò questo successo e le altre feste? Karl Lagerfeld, che era sempre disposto a pagare per queste cose, si presentava all'inizio,
Stiamo per ricevere gli ospiti, poi se ne andrà perché quello non è il suo mondo. Jacques negli anni Ottanta avrebbe continuato questo stile di vita tra feste, festini, orge, alternandosi tra la Provenza e Monaco, dove dopo un po' fu gentilmente invitato ad andarsene, New York, e occasionalmente, diciamo, i domini della famiglia. E poi si abbatte un flagello sulla comunità francese, l'esilat. Non si sa esattamente quando Jacques de Bachere abbia contratto l'AIDS, chiamato in Francia SIDA. Si presume sia accaduto nell'83-84, lui non riuscì nemmeno a dire dove fosse accaduto, quando fosse accaduto e con chi fosse accaduto. Di base, quando alcuni soffriva della sua condizione di mantenuto, ma allo stesso tempo ne aveva incredibilmente bisogno perché non sapeva fare nulla, non era nulla se non l'amante di Karl Lagerfeld. In questo si inserisce anche il matrimonio con Diane. I due fecero un gran rumore annunciando prima il fidanzamento, poi un matrimonio a Roma, addirittura doveva essere ufficiato dal Papa. Ci furono gli abiti nuziali, ci fu un ricevimento, ci furono delle foto. E ci fu poi una piccola promessa di fronte a un semplice prete in cui i due si impegnavano, diciamo, a essere amici, collaboratori e anime gemelle, non un matrimonio. Però comunque ci fu qualcosa. I giornali ci andarono. Francesi andarono a nozze perché venne scelta come location Roma. In Italia la cosa non fu seguita perché non interessava a nessuno. Jacques, di fatto, uscito dal suo contesto, era un signor nessuno. Anzi, un poupée efféminé, come l'avrebbe definito Pierre Bergier anni dopo la relazione con Saint Laurent. Comunque, terrorizzato dal perdere la propria bellezza, Jacques non si sottopose a nessun trattamento. E diciamo, si isolò via via. Il suo apice era stato negli anni 70, durante gli anni della disco, dove lui e altri hanno animato i vari locali, tra cui Le Main Verte, Le Paradis, Le Palais, lui, Xavier de Castella, Kenzo Takada, Diane de Vron, Betty et Cadreux, Fanny Belair che fece il suo debutto, entrando una gondola veneziana tirata da alcuni uomini. A un certo punto uno di costoro sbagliò a mettere il piede, Fanny cadde e tutti si resero conto che Fanny Belair era ancora effettivamente un uomo. Tutto fu, secondo Jacques e secondo i suoi amici, fu rovinato da Mitterrand, che immerse la Francia in un socialismo all'americana che non piaceva a questi aristocratici francesi. Jacques stesso votò per Giscard e negli ultimi anni si avvicinò al fronte nazionale di Le Pen, più che altro perché ne condivideva alcune visioni conservatrici, lui della politica non capiva mai nulla. Conosceva anche alcuni personaggi di estrema destra, poi coinvolti in scandali omosessuali. Chissà perché alla destra è sempre un pochino in the closet. Comunque, lui è Petit Cadreux, Lourdes La Falaise, Yves Saint Laurent, Pierre Bergier si ritrovarono in questo uniti. Tutti loro avevano orrore del socialismo alla Mitterrand ed erano sicuramente di destra. Una delle discoteche parigine perse metà del suo pubblico quando il proprietario si era sul palco e urlò: "Votate socialista, votate Mitterrand!" Era una frangia della popolazione aristocratica altoborghese che si divertiva in quei locali della gioventù, e sentire così quasi la metà di loro uscì e non tornò più. Diciamo che erano gli anni dello yuppismo in cui persone come Jacques, Betty Cadreux, Lourdes La Falaise, Diane de Beuron non si trovavano bene, non erano fatti per quella mentalità da lavorare, lavorare, soldi, soldi, a loro non importava, loro i soldi li avevano ereditati, non erano in grado di adattarsi, preferivano vivere di rendita. E quindi torniamo a Jacques e l'esilat, che farcidò la comunità omosessuale francese, che pure fino in quegli anni era stata potente, vibrante, assolutamente
gay per certi aspetti. Un silenzio, già nell'89 la maggior parte di loro era scomparsa e nulla sarebbe stato più come prima. Shaq stesso nell'88 ebbe l'ultimo crollo e non fu più possibile tenere nascosta la malattia, tanto che Diane si infuriò molto nello scoprirla. Lei che non aveva mai sospettato nulla e che non sapeva che Shaq fosse così mal ridotto. E Shaq viene ricoverato coattamente perché lui aveva preferito morire a casa da Karl Lagerfeld all'ospedale de Grasse. È vegliato solamente da suo nipote Armel, Carlo, e da Yande Bevron. Nessuno dei cosiddetti amici, cosiddetti compagnon de fête è rimasto, nessuno era interessato, non a una persona che aveva importanza solamente, diciamo, sano e vivo. Tra l'altro non è presente nemmeno Xavier de Castella, che proprio in quegli anni ha scoperto anche lui di essere sieropositivo e che morirà appena 6 mesi dopo Shaq, lasciando Kenzo disperato. Basta guardare le interviste di Kenzo subito dopo la morte di Xavier, o quelle in cui gli viene chiesto, vediamo un uomo assolutamente disperato che non si sa spiegare, che parla sempre dell'amore di Mavic Xavier de Castella. Per terminare, non sappiamo dove si trovino le ceneri di Shaq. Karl Lagerfeld rispose che una parte dovesse averne lui e una parte dovesse averne sua madre, la signora de Vacher. Ma non si sa dove siano finite. Karl Lagerfeld rispose che dovessero finire con lui quando sarebbe stato il momento. E tuttora non sappiamo dove siano, probabilmente si trovano nella stessa tomba di Lagerfeld. Forse. Che lo sa. Come possiamo vedere che ho scelto questa persona? Perché Shaq è una persona così intimamente connessa al suo tempo e allo stesso tempo che non ne appartiene, sarebbe stato un grande dandy fino al 200. Nel 900 di fatto è stato un po' sminuito dalle circostanze. E anche una visione dell'omosessualità francese, quella sì, libera, felice, che non ha bisogno del closet, che non ha bisogno di etichette, ma allo stesso tempo molto conservatrice. Shaq apparteneva a una famiglia, diciamo, geneticamente conservatrice dell'aristocrazia, e questo pesò. La sua stessa generazione era una generazione persa. Da un lato c'era la perdita dell'impero, della Terza Repubblica, e il gollismo, diciamo, fu di transizione per loro. Dall'altro c'erano gli anni 70, contestazione, libero amore. Siamo si trattati di personalità che non sapevano cosa scegliere, se rimanere fedeli a quello che erano state o adeguarsi al nuovo sistema. E così sempre non finì bene. Se ho parlato poco di Karl Lagerfeld è perché di fatto, sebbene fossero intimamente legati, furono completamente diversi. Uno adorava le feste, adorava fare feste fino alla mattina, un altro era già tanto, si andava a letto alle 10, si svegliava alle 6, praticava il culturismo, era una persona molto attenta, diciamo, ai bisogni del suo corpo. Shaq abusò del suo corpo in ogni modo e non se ne pentì mai. Era il re della notte parigina, ma allo stesso tempo una persona che per la sua definizione era triste, perché gli pensava questo non saper fare nulla, non era uno scrittore, non era un sarto, non era un regista, non era un attore, non era un ballerino, non era nulla, se non il mantenuto di Karl Lagerfeld. E questa cosa gli pesò per tutta la vita. Ogni volta che provò a fare qualcosa, fu sempre ricacciato indietro appunto con questa idea, ma cosa ti serve farlo, ma perché lo vuoi fare, ma tu stai col Carlo, perché devi fare così? E se è un capriccio te lo facciamo, ma non ce n'è bisogno. Diciamo fu questo che lo bloccò per tutta la vita. Una vita vissuta assolutamente pericolosamente. Come ho già detto, non ci sono film o anche romanzi su di lui. Compare però nei due film su Saint Laurent. Questo sì. Diciamo, uno è quello osservato, visionato, controfirmato da Pierre Berger, e l'altro è quello più libero. Ma poi la scelta. Io personalmente ho visto tutti e due e devo dire che mi è piaciuto di più il primo, perché Pierre Berger e Saint Laurent mi piacciono sempre come coppia. Ma il secondo, diciamo, è più libero, quindi può osare di più.
Direi che questo è tutto. Se in caso aveste altre richieste per video su appunto personalità che non rientrano nelle tre rubriche che ho fissato, fatemelo sapere. È sempre il buon momento di fare un video topic. E questo io ci tenevo a farlo. Come dice la citazione iniziale, che è presa da Fernando Pessoa, una delle sue poesie, che il giorno è notturno, che è detto grande, sans et rien. Eh già, questo era Jacques de Bachet, grande, pur essendo niente, dandy. E direi che questo è tutto, alla prossima, au revoir.